Ho un problema e ho bisogno che mi aiuti. In che guaio ti sei messo? Abbiamo interrogato il fidanzato di sua sorella. È un uomo sposato e vive con la moglie. Salve, sono Ivan Berlin. Signorina, il suo fidanzato è coinvolto in un riciclaggio internazionale. È possibile che combini sempre casini? Io vorrei che lei ci dicesse la verità. Ho già tradito il mio fidanzato. L'ho mandato in carcere. Ha chiamato la PM e mi ha dato il via libera per lasciarti vedere il tuo fidanzato in galera. Stai facendo una stupidaggine. Capitano ha ragione. Dovresti stare lontano da lui. Ci sono altri soldi lì nascosti. Li devi andare a prendere. Fallo per noi. Possiamo rifarci una vita quando esco da qui. Ha parlato con il giudice. Abbiamo concordato per te un percorso di affidamento ai servizi sociali. Il nuovo capitano si è fatto trasferire qui per amore. Sì. È l'ex della PM. Sto per sposarmi. Ma lui è Egidio. È il futuro sposo di Vittoria. Piacere mio. Non ti mettere strane idee in testa. Tipo metterti tra me e Egidio e boicottare il mio matrimonio. Diego, è che tu non hai mai condiviso niente con me. E forse la cosa peggiore è che non hai mai condiviso niente con nessuno. Deve aprirsi, deve cercare un dialogo, no? Qualcosa può cambiare. Guardasse che questo matrimonio non si fa più. Io non me ne sono andato dai servizi segreti. Sono stato allontanato. Ho avuto un crollo emotivo. Tutto ok? Oh, Diego, ma stai bene? Sì, io penso che posso aiutarti con questa storia delle vertigini. Perché vorresti darmi una mano? Perché magari se io ti aiuto con le vertigini, tu puoi mettere una buona parola per spostarmi dalla raccolta rifiuti. Ah, ecco. La PM leggerà questo oroscopo e vi incontrerà dal ristorante. Si crea l'atmosfera, violino, boom, lei le molla un bacio. Intanto io stavo per baciare la perpetua del prete. Invece ho baciato la sorella del prete. Che è meglio, perché è una bella ragazza. Senti, volevo chiederti scusa per ieri. Non ti preoccupare, non c'è problema. Cose che capitano. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, ti ho fatto spostare. Adesso ti occuperai degli anziani, visto che ci sai fare. Oddio, grazie, non ce la facevo più. Grazie. No, a me. Meno.